Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Posto che Bandecchi con i suoi soldi fa quello che gli pare. Grazie. E comunque suo diritto, come di tutti gli altri. A me, io credo che non abbia nulla in comune con Trump, semmai Bandecchi è Steven Seagal, un personaggio così, Robocop, non lo so. Ma il punto, vedete, è nella rappresentazione plastica che avete lì in studio. Cioè, c'è, da una parte c'è una signora intellettuale che fa parte di una classe che da anni, da decenni si arroga più diritti degli altri, soprattutto il diritto di salire sul panchetto e di giudicare chi ma è buono. Ma quando mai ha espresso un'opinione liberamente? Certo. Ma io rispondo alla sua opinione. Ne ho diritto, posso dire una cosa senza... Certo, ma non è che sale su un buon ordine fino a... No, ma non è che sale su un panchetto, è una rappresentazione... Metaforicamente sale su un panchetto e tra l'altro con questa cosa, insomma, non mi sembra che sia appartenente all'Umpenproletariat Ginevra Bompiani, per cui debba avere schifo di Bandecchi per i suoi soldi. Questa classe di persone che ha sempre dato... agli italiani, no? Quando c'erano tanti immigrati, diceva che era una loro percezione, che il problema dell'insicurezza non esisteva, che dovevamo accogliere tutti, poi loro non ci vivono nei quartieri popolari. E allora le persone, come dire, perdono un po' la pazienza quando si sentono trattate così, sentono trattate con superiorità e con sufficienza, e allora delle volte si affidano a delle persone che, come Bandecchi, fanno cose discutibili. E qui mi consenta il sindaco, ma io penso che il compito di un sindaco non sia quello di pagare una vigilanza privata, sia quello di far funzionare le istituzioni, e il monopolio della forza ce l'ha lo Stato, come diceva qualcuno questo in un servizio. Se lo Stato non c'è, Bandecchi è un ottimo, ripeto, come Steven Seagal può intervenire e fare il giustiziere della notte, però è sbagliato, questo non funziona. Esattamente come Bandecchi non può andare in giro a picchiare le persone, poi ha l'arditismo di farlo, io per carità mi suscita anche Bandecchi, simpatia. Dopodiché c'è un problema, politico qua, perché da una parte c'è chi non ha capito il malessere degli italiani e dall'altra c'è chi lo risolve perché ha i soldi per farlo. Prego Bandecchi, faccia così perché altrimenti la rappresentazione... Scusate, ma... Li ho inventati io gli istituti di vigilanza in Italia o esistono da 100 anni? Perché a me mi sembra che state tutti un po' sul mondo delle lucciole. Allora, gli istituti di vigilanza esistono da 100 anni, sono autorizzati dalle questure, dai prefetti. Io ho dato un incarico a un istituto di vigilanza. Posso parlare anch'io? È un regalo che ho dato. Scusi, io ho dato un incarico a un istituto di vigilanza di controllare le fontane, i parchi, i cimiteri, cioè i beni del comune che puntualmente vengono distrutti a Roma, come a Milano, come a Torino e come a Terni. Questa è una ricerca sociologica, però signori cari, se volete capire dovete anche ascoltare tutti i vostri interlocutori, se no siete tutti bravi, ma avete un problema. Stiamo ascoltando. Perderete le prossime elezioni. Perderete chi? Ma la Ginevra Bompiani non mi sembra che sia candidato. Se rappresenta la sinistra, perderà la sinistra. No, ma rappresenta la Ginevra Bompiani, rappresenta... Allora, signori, però, se volete capire una cosa... La sua polizia non fa quelle cose lì e dovrebbe. Ma non vuol dire, ma guardi, scusi, lei mi deve domandare prima che cosa fa quella polizia privata. La polizia privata fa le stesse cose per la quale è autorizzata, cioè controlla una statua che non venga rotta. Quello che dico io. Ma non è che le sto dando addosso, ma guardate, lo fanno a Palermo, lo fanno a Castelfiorentino. Ci torneremo, questo era soltanto come